facciamo il nostro rito quotidiano, riprendiamo a farlo con appunto bussando alla porta di Gennaro Matino. Buongiorno. Buongiorno Corrado, buongiorno a chi ascolta e ben ritrovati a tutti. Ben ritrovato, immaginiamo che questa estate abbia portato un momento anche di pausa, di riposo e di e serenità alla tua persona, alla tua comunità e immagino che sia andata proprio così, Gennaro, per te. Sì, anche se è stata un'estate movimentata per altre ragioni, abbiamo provato a trovare qualche angolo. Ma comunque, come tu sai, chi sta sul tetto sta sempre allerta rispetto a quelle che sono le necessità di una chiesa, che ha sempre bisogno, che non va mai in ferie. E certo, abbiamo letto ieri sulla Repubblica Napoli, la tua riflessione riguardava uno dei temi che c'è stato quest'estate affrontato dalla politica, almeno per quello che riguarda le dichiarazioni, in maniera molto, molto attenta e approfondita, cioè il tema della cittadinanza per i giovani, i ragazzi che vengono da altri paesi. Tu hai avuto modo di parlarne appunto ai lettori di Repubblica Napoli. Facciamolo assieme questa mattina. Sì, ieri ho fatto questa riflessione che mi sembra che si possa sintetizzare in questa maniera. Si parla di ius soli o di ius spole, ma in realtà è solo un diritto, solo ius, cioè un diritto che quelli che vivono la nostra terra, la amano la nostra terra, in certi casi la amano più di noi, che desiderano ardentemente essere parte di un percorso, dovrebbero essere accompagnati. Io mi rendo conto, accompagnati nella consacrazione di questo diritto, io mi rendo conto che ci sono tante visioni, tante particolari condizioni ideologicamente o pretestuosamente date per chi è contrario a questa necessità. Ma se da più parti andiamo a leggere la necessità, invece, l'esigenza di dare spazio a giovani che vogliono essere italiani, che sono italiani perché o sono nati qui o hanno frequentato tutto il scolastico, beh, io mi credo anche dal punto di vista del grido che viene dall'imprenditoria, e ovviamente con la scarsa natalità che c'è in Italia, il bisogno di giovani leve è fortemente desiderato. Per cui io mi schiero in maniera decisa dalla parte di questi giovani che per sangue, per cultura, per presenza nel nostro paese cercano il diritto ad essere quello che già sono, cioè italiani. Per me è un orgoglio e quanto mai è un desiderio fortissimo di giustizia che possa in qualche maniera intercettare questo segmento che in tutti i paesi del mondo, in quasi tutti i paesi del mondo democratici, ha questo bisogno di appartenenza. Ecco Gennaro, la questione con cui noi ci siamo lasciati era il tema di Scampia. Le ultime nostre trasmissioni appunto hanno segnato le vicende che hanno visto il crollo e poi la morte di cittadini italiani, appunto parlando proprio del tema della residenza e della cittadinanza a Scampia, per lo stesso motivo, ovvero per questioni di sicurezza e di precarietà nell'alloggio. Senza fare paragoni che sarebbero naturalmente irriverenti, ci riprendiamo con l'episodio di Forcella, dicevamo, dove anche in questo caso ci sono stati tre morti, tre persone provenienti dal Bangladesh sono morti probabilmente per un'esplosione, ancora in corso le indagini dovranno chiarire le dinamiche, però c'è un tema di precarietà dell'alloggio e della vita, no? Che si incrocia. E in questo caso lo facciamo in maniera incidentale rispetto alla chiusura e alla riapertura del nostro programma, Gennaro. Sì, Corrado, ed è una riflessione che ho fatto ieri anche con la mia comunità nella meditazione della mia. Fermo restando che non ci sono paragoni da fare e non dobbiamo portare la mano in relazione, però
due tragedie davvero significative, importanti, che ci hanno visto anche impegnati personalmente sul campo per creare le condizioni di un superamento quando si poteva, di un aiuto rispetto alla sofferenza di chi in qualche modo era stato colto da questa difficile e sofferente tragedia. Però se tu vedi anche lo spazio informativo che viene dato all'una e all'altra vicenda, ti accorgi che anche nelle tragedie una cosa è essere italiano e un'altra cosa non è. Ed è drammatico, diciamo, in fronte agli uomini e donne che perdono la vita per il diritto alla casa negato, possiamo in qualche maniera anche lì fare questa informativa. E per quanto mi riguarda, il fatto che in quei passi sono morti tre nostri fratelli, che non saranno nostri connazionali, la dice lunga di quanto lo sfruttamento, nella parola più ampia del termine, si lega poi alla miseria estrema di condividere con i razzi l'abitazione. Cioè, questo la dice lunga rispetto a quello che è la parola accoglienza, che invece dovrebbe rendere possibile la dignità della persona, che invece viene scartata in ragione di interesse. Sì, è proprio questo, non c'è da fare paragoni, però è chiaro che anche l'informazione, anche noi dell'informazione siamo in qualche maniera, dobbiamo essere coscienti di una differenza quando si parla di persone che non hanno la cittadinanza. E da questo punto di vista il tema che affronteremo anche più tardi, nella seconda parte della nostra trasmissione, ci saranno ospiti, parleremo delle vicende che hanno visto anche momenti di cronaca nera, come ad esempio la questione della uccisione di un tunisino che, secondo quello che riporta il Mattino, sarebbe stato preso appunto con un coltello da un altro senza fissa dimora per una coperta o per un materasso, insomma per il minimo della sopravvivenza. E c'è una riflessione che fa Piero Sorrentino, ve lo segnalo, sulla prima pagina del Mattino: senza dimora investire sempre più nel welfare. Ieri l'assessore Trapanese ha parlato, sempre alle pagine del Quotidiano, di circa 6.000 persone, riferendosi a una stima che non proviene direttamente dalle istituzioni, dal comune, ma dalla Caritas principalmente, che è sempre molto attenta e vicina ai bisogni degli ultimi, Gennaro. Sì, è il delitto, l'omicidio che è stato raccontato dalla stampa del lungomare di Napoli, segna anche un alzarsi dell'asticella, del rischio e della criminalizzazione, della criminalità qui, anche che sta attraversando quel segmento di disperazione. E per questo in qualche modo dovremmo anche renderci conto che c'è dal lato la necessità dell'accoglienza, che diventa sempre più difficile da fare da tutti, perché se i numeri, è difficile negarli, sono quelli. Accogliere 6.000 persone, che significa un piccolo paese dell'Interland, 6.000 persone è un comune, un piccolo Interland, che è all'interno della nostra stessa comunità, davvero è titanico. E dall'altro, quanto la precarietà del vivere, innestata di miseria ma anche di violenza, possa produrre disastri, non soltanto dal punto di vista dell'ambiente, non soltanto dal punto di vista della relazione, ma anche con eccessi di criminalità e di violenza. Ed è per questo che l'attenzione deve essere, a mio modo di vedere, sia di organizzazione dell'accoglienza, ma anche di protezione del territorio. È su questo che bisogna fare una riflessione. Bene, naturalmente noi lo faremo e continueremo a farlo anche con la tua presenza,
molto, molto gradita, e io della cui disponibilità io ti ringrazio davvero, lasciandoti una buona giornata e un abbraccio forte. Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti, buona giornata.